Vabbè, è andata? Sì. È andata. Auguri. Facciamo un giro. Noi qui oggi siamo invece perché dopo circa 25 anni in cui un distretto dell'importanza di Casalnuovo era relegato in un appartamento affitto, noi oggi abbiamo una struttura dedicata all'assistenza, una struttura polispecialistica, qui saranno possibili effettuare visite specialistiche cardiologiche, otorino, oculistiche, quindi quanto ha bisogno il cittadino. È una risposta importante, una risposta anche in riferimento a fare in modo che ci sia una dignità per la malattia. La dignità della malattia si raggiunge anche attraverso la dignità dei luoghi di cura. Si è fatto tantissimo per la salute dei cittadini, ma soprattutto per l'assistenza, ma c'è ancora tantissimo da fare. C'è tanto da fare, lavoriamo per questo e penso che i risultati ci danno ragione, perché in questi ultimo triennio l'aver portato i livelli essenziali da 105 a 170 punti della griglia LEA ne è la constatazione. Grazie dottore. La regione con il presidente De Luca in testa sta cercando davvero di cambiare il volto della sanità in Campania. È chiaro che è un lavoro enorme, ma già il fatto che entro l'anno riusciremo ad uscire dal commissariamento credo sia un miracolo. Lui lo dice spesso e secondo me ha perfettamente ragione. Questo naturalmente consentirà di sbloccare risorse e di dare ai cittadini campani una sanità di altissimo livello, che è sempre stata una ottima sanità per quanto riguarda i professionisti. È ovvio naturalmente che c'era da riorganizzare il lavoro e da dare strutture degne di questo nome ai nostri cittadini. Mamme coraggio, coraggiosissime, terra dei fuochi, che sta succedendo là e cosa significa per voi oggi questo presidio ASL? Diciamo che la terra dei fuochi ormai sono anni che ne sentiamo parlare, ci siamo però accorti molto presto che molto poco è cambiato. Dobbiamo essere onesti, il sindaco Massimo Palliccia in questi anni ci ha messo a disposizione parecchi fondi per delle prevenzioni sui bambini. Abbiamo fatto i mineralogrammi, ora proprio questo mese abbiamo fatto prevenzione sui nei, sulla tiroide. Avere un centro dove ci siamo sempre appoggiati a delle strutture private finora, avere invece un centro più formato può servire a risparmiare soldi e a fare molte più prevenzioni.